un'indagine che è stata realizzata da Unioncamere e dalla Fondazione Simbola, dal sistema delle piccole imprese fra i 10 e i 100 addetti, ha attestato che oltre il 30% di queste imprese hanno investito in green economy, una percentuale che sale di molto più si va verso imprese, diciamo, più competitive e più volitive, che arriva al 40% fino al 45% nelle imprese che esportano o nelle imprese che hanno innovato in prodotti. Quindi significa che questo terreno è visto come un terreno, diciamo, che aiuta la competitività delle imprese e può produrre una grande quantità di posti di lavoro. La valutazione che è stata fatta in questa indagine, che conferma delle stime precedenti, valuta in circa al 200.000 posti di lavoro all'anno quelli che vengono prodotti dalla green economy, quindi, per capirci, la possibilità di produrre in 5 anni circa 1 milione di posti di lavoro nei vari settori interessati. E soprattutto è una maniera anche trasversale di guardare l'economia. Andiamo a conoscere Blupura sotto Castelfidardo, un'azienda che si occupa di refrigerazione dell'acqua e lo fa con piena coscienza ambientalista. È nata 2 anni fa, erano 2 soci e un dipendente, oggi sono 11, il mercato aumenta le richieste, in particolar modo un mercato estero. Tanto per fare un esempio, l'acqua refrigerata di Blupura la beve la regina d'Olanda ed è negli spogliatoi del Chelsea. Blupura è il primo produttore al mondo di refrigeratori d'acqua, quindi di prodotti di questo tipo, che utilizza dei gas naturali, mentre tutti i nostri concorrenti utilizzano dei gas sintetici che utilizzano fluoro, che è una delle cause principali del riscaldamento globale. All'inizio è stata dura, perché non è facilissimo. Il primo anno praticamente sono stati test, esperimenti, campionature, quindi il primo anno è stato durissimo, però poi le nostre scelte, insomma, le stanno pagando. Ecco, quindi. Abbiamo sempre puntato, sin dall'inizio, era una proprio delle mission dell'azienda, quella di avere un prodotto che rispettasse un po' l'ecologia e tutti gli aspetti adesso legati. Le macchine Blupura costano di più perché l'innovazione ha un prezzo. Eppure, nel loro caso, i clienti sembrano già aver compreso lo sforzo dell'azienda ed i risultati stanno arrivando. L'80% della produzione di Blupura è destinato al nord Europa. Vendere acqua fredda in Scandinavia sembra quasi un paradosso, ma come sempre, dove la sensibilità verso l'ambiente è maggiore, prodotti di questo genere trovano significativi spazi di mercato. Greenpeace, in uno dei suoi ultimi rapporti sulle tecnologie del freddo, ha citato l'esempio di Blupura come azienda innovativa e meritevole, e questo sicuramente non è poco. Ma spostiamoci di qualche chilometro e continuiamo a parlare di acqua. Ai piedi di Castelfidardo c'è la GEL, un'azienda che ha più di 30 anni, una settantina di dipendenti e che nel corso di questi anni ha seguito un'evoluzione ben precisa nel campo del trattamento delle acque. Cerchiamo di capire meglio come funziona questa azienda e qual è il suo core business, la sua vocazione. La GEL nasce da più di 30 anni da prodotti chimici, poi apparecchiature e componenti destinati a un'utenza domestico professionale, poi negli ultimi 10 anni si è sviluppata la divisione industriale, che raccoglie in sé la divisione ambientale e la divisione medicale. Direi che la vocazione è comunque il trattamento dell'acqua o dei rifiuti liquidi. La tecnologia per voi è importante, cioè la ricerca è un qualcosa? Assolutamente sì, anche perché io ritengo che i tre aspetti da tenere in considerazione sono sicuramente il prezzo, la qualità del prodotto e il servizio. In Italia GEL vanta centinaia di centri di assistenza tecnica specializzati sia nella vendita che nell'installazione dei prodotti. Acqua Zero, ad esempio, è un affinatore d'acqua da posizionare sotto lavello che sta ottenendo buoni riscontri sul mercato, scomparsa dunque delle vecchie bottiglie ed acqua di qualità a chilometri zero. Abbiamo sviluppato degli impianti con delle tecnologie innovative per il trattamento del percolato, che sono impianti che possono essere, diciamo, realizzati ad hoc e forniti ai vari gestori delle discariche, anche se in realtà nel
Nell'introduzione di questi impianti presso questi gestori ci sono delle difficoltà alle volte più o meno oggettive, comunque direi oggettive, che possono far capo alla difficoltà di reperire finanziamenti, alla difficoltà nell'avere del personale idoneo e capace per la gestione di questi impianti, perché bisogna ricordare che sono impianti che devono essere gestiti. Un container come questo è già sufficiente magari per avvicinarsi a una discarica, per mostrare comunque anche a chi si occupa di percolato quali siano i risultati. Quindi c'è uno spazio contenuto e più che altro, la cosa importante, c'è un lavoro fondamentale per quello che è la tutela del nostro territorio. Cercare di trattare l'acqua a 360 gradi intesa come ciclo chiuso, quindi ottimizzando questo trattamento, quindi l'acqua prelevata, resa potabile, utilizzata, trattata una volta scaricata ed eventualmente riutilizzata. È un ciclo chiuso. Green economy, termine oramai logoro e dai confini sempre più incerti. In realtà anche questa parola ha subito una inevitabile evoluzione. Si parla molto di green economy, si parla a proposito, qualche volta anche a sproposito, però diciamo la verità, è quella che è percepita in buona parte del mondo come la via d'uscita in avanti dalla crisi. Noi sappiamo che nella crisi dobbiamo fare due cose, dobbiamo farle assieme. Da un lato difenderci dalla crisi e quindi ci vuole una grande attenzione a che la società non si strappi, che qualcuno non rimanga indietro, quindi lavoratori che perdono il posto di lavoro, credito alle piccole e medie imprese, famiglie a reddito più basso, ma dobbiamo anche ragionare su qual è l'economia del futuro. E questa economia in tutto il mondo guarda la green economy come una grande speranza. Questo in Italia è per alcuni aspetti ancora più forte, o meglio, è meno percepito dal mondo politico che è più indietro, ma è più forte nel senso che incrocia un classico posizionamento dell'Italia che è quello sulla qualità. È la nostra convinzione, ed è rimasta convinzione, quella di creare un prodotto di qualità, un prodotto che desse delle soddisfazioni ai clienti, non desse dei problemi, non desse delle ambiguità. Così abbiamo fatto, siamo partiti sul prodotto di fascia alta, lo abbiamo mantenuto, ne abbiamo pagato le conseguenze perché siamo partiti ovviamente con dei ritardi, siamo partiti con degli handicap perché era un momento in cui si viaggiava sulla fluttuazione del prezzo, vinceva chi aveva prezzo inferiore al momento, al minuto. Noi sicuramente non potevamo essere di quella razza perché la nostra era una scelta di qualità al top, quindi potevamo essere solo leggermente superiori rispetto ad altri. Chi parla è Luciano Brandoni. Lui ha cominciato ad occuparsi di fotovoltaico attorno al 2000, quando, come lui stesso dice, ancora non ci credeva nessuno. Fu allora che la Brandoni Solare iniziò a sviluppare ricerca in questa direzione, mirando subito alla qualità. Un gruppo di banche nicchiò di fronte alla richiesta di credito, ma Brandoni, convinto che il percorso fosse quello giusto, proseguì nell'impresa. Uno parla di scarpe, chiede che modello, no? Anche il fotovoltaico ha le sue fasce. Assolutamente sì. Di fascia alta cosa vuol dire? Significa che il pannello è costruito con celle di prima qualità, vetro di prima qualità. È costruito in maniera totalmente automatica, senza che le persone appoggino le mani sulla cella, in maniera che possono durare nel tempo. Siamo stati la prima azienda sostanzialmente al mondo che ha fatto una linea completamente automatica per produrre pannelli fotovoltaici. Abbiamo iniziato con una linea da 20 MW, siamo passati in giugno scorso a 40 MW. Notizia di qualche giorno fa, abbiamo deliberato all'interno dell'azienda di passare a 100 MW di produzione nei primi mesi dell'anno prossimo, tra gennaio e febbraio. Per il territorio cosa significa una cosa del genere? Ti senti... Non mi aspettavo questa domanda, speravo non me la facessi. Non gliene frega niente del territorio. Al territorio di quello che stiamo facendo, completamente assente. Questa è una grande delusione. Questa è una grande delusione. Allora, la politica se ne frega. Noi abbiamo avuto aiuti pari a zero, quindi voglio dire un bel aiuto da parte della politica. Abbiamo assunto 48 persone? Bene, lo sai qual è il risultato? Che noi quest'anno pagheremo 450-500 mila euro di IRAP in più, perché abbiamo assunto persone.
dalla green economy ad un tema evergreen, quello del passo diverso che spesso separa pubblico e privato, politica e impresa. Tra gli imprenditori sono in molti a sentirsi isolati. Da una parte vivono un mercato schizofrenico che ogni giorno richiede scommesse e intuizioni, dall'altra si scontrano con snervanti burocrazie e interlocutori che latitano. Di fatto, qual è il ruolo della politica in questo contesto? Guardare al territorio nelle sue diverse accezioni, agricoltura, ambiente, alla cultura del territorio, compresa la valorizzazione dei beni culturali, all'impresa che si interconnette con il territorio in una prospettiva di crescita che dia occupazione e contemporaneamente reddito alla nostra comunità. Da questo punto di vista credo che le Marche già oggi rappresentino un esempio virtuoso con la loro azione di governo. Dai 30 ai 40 giorni in Germania tu sai qual è l'iter burocratico di un impianto, finanziamento compreso. In Italia va bene se siamo dai 6 ai 12 mesi. Questo non può essere. Dunque, l'impossibilità di correre, secondo molti imprenditori, rallenta inesorabilmente i processi di competizione globale. Da questo punto di vista entrano in gioco ricerca e formazione, ed in questo caso a trovarsi in prima linea è il mondo dell'università. L'impegno dell'Università Politecnica delle Marche riguardo alla green economy è un impegno che è data da tempo, perché soprattutto sulla filiera che ci è nostra più propria, cioè la filiera che porta dalla ricerca alla alta formazione, siamo attivi da molto tempo e crediamo che anche la sensibilità che nel nostro territorio specifico vi è attorno a questi temi derivi anche da questa azione di tipo culturale che abbiamo diffuso in tutti questi anni. Proprio dall'Università Politecnica delle Marche, da qualche tempo il percorso legato alla filosofia green si è ulteriormente arricchito. Mi piace sottolineare un aspetto che pionieristicamente abbiamo lanciato alcuni anni fa, con un corso che per le sue caratteristiche è unico a livello nazionale, un corso di laurea che si occupa di sostenibilità ambientale e protezione civile, con un approccio ingegneristico importante che coniuga appunto alcuni temi tipici della green economy ai temi invece anche delle emergenze che, ahimè, il nostro paese spesso deve continuamente affrontare. Dom Solution si occupa di domotica, quindi di abitazioni, di soluzioni che naturalmente portano anche a un risparmio energetico, mentre Erica si occupa di energie rinnovabili, di cogenerazione, insomma di tutto ciò che significa anche in questo caso tutela dell'ambiente. Andiamo a conoscere queste due aziende. Qualche anno fa avevo in casa un touchscreen, un telecomando dal quale comandi tutto, o dal quale semplicemente con sfiorandolo potevi, mentre vedevi un film senza neanche alzarti, ti si vedeva l'immagine della persona che era fuori casa che stava suonando, tu aprivi, ti si apriva il cancello, il portone, il percorso per arrivare fino a dove tu stavi guardando la televisione, faceva chic. Certo. Fortunatamente questa cosa è cambiata ed oggi ci si sta rendendo conto che è comfort, cioè aiuta a vivere meglio. Quindi semplifica la gestione della vita, ma con un occhio molto attento al risparmio energetico. Sirenia, che cosa abbina questo progetto che poi insomma, sì, sta diventando, no, un vostro obiettivo a breve scadenza? Assolutamente. Sirenia abbina quello che è il nuovo concetto di domotica che sta nascendo, o meglio, di sistemi di controllo e supervisione, ad un risparmio energetico, questa volta certificato e garantito, perché grazie all'aiuto alla collaborazione con l'Università di Ancona siamo in grado di garantire al cliente un risparmio certo, cosa che mai la domotica è riuscita a fare. Dove si annidano le sacche di risparmio, Simone? Si annidano nell'ottimizzazione delle risorse naturali che ci sono, quindi fondamentalmente della luce esterna, delle condizioni atmosferiche esterne, perché c'è la luce ma anche l'umidità in qualche maniera influisce sulla temperatura interna. Stavo dicendo prima e notando come da un semplice computer è possibile avere un controllo remoto, un controllo totale di tutti i movimenti, i respiri di quella che è la nostra casa. In pratica sì, quindi tramite appunto questo sistema di controllo centralizzato riusciamo a gestire sia l'illuminazione che appunto anche il riscaldamento dell'ambiente, cercando appunto di ottimizzare il tutto. All'interno del gruppo c'è anche Erica. Sì. Di che cosa si tratta? Erica è una società di ingegneria con una ottica ampia su tutte quelle che sono le forme energetiche rinnovabili, in primis sul fotovoltaico,
E la Erika, insieme alla Erika stiamo portando avanti un altro progetto che è molto interessante sempre nel discorso delle energie rinnovabili, che è quello della cogenerazione, quindi da materiali da rifiuti, materiali di scarto, ottenere una produzione di energia e in più calore.